Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa sarà la classifica dei manga del 2014 che mi sono piaciuti di più. Una top 5. Prima di incominciare voglio farvi giusto un paio di paraculate. Ossia, troverete solamente i manga che io ho letto in quest'anno e che sono usciti quest'anno. Quindi troverete solamente opere pubblicate quest'anno in Italia. E se non troverete alcune opere tipo "perché non c'è Candy Hiroshima?", perché non l'ho letto Candy Hiroshima. Non ho letto tutto e queste sono le opere che mi sono piaciute di più di quelle che ho letto. Ma comunque ritengo che quest'anno mi sono perso veramente poco che sarebbe potuto essere qua dentro. Ed inoltre la seconda paraculata che oramai fanno tutti in tutte le top è che questa cosa è prettamente personale. Infatti tutte quante le posizioni rispecchiano i miei gusti. E se voi non siete d'accordo, sti cazzi. Alla fine le vostre posizioni secondo me sono abbastanza relative e quello che conta alla fine è l'opera in sé. Per cui incominciamo subito alla posizione numero 5. Al quinto posto ho inserito un'opera pubblicata da Planet Manga all'incirca a metà di quest'anno. È composta in 3 volumi, ognuno costa 6,50€. Sto parlando di Season Life. Questo è un manga che aspettavo veramente tanto quando è stato annunciato e che ho subito acquistato quando è uscito, con delle grandissime aspettative. Aspettative che sono state in gran parte mantenute, mi piacevano parecchio le tematiche e l'incipit della storia mi intrigava molto. Credevo sinceramente che sarebbe stato molto più riflessivo, ma dopo il primo volume questa parte più introspettiva va un po' a diminuire, per far spazio all'investigazione, ovviamente per esigenze di sceneggiatura, essendo la serie composta in solo 3 volumi. Questa storia mi è piaciuta tanto anche per come cambia da volume in volume, infatti come vi ho già detto, nel primo ci si concentrerà sull'approfondimento caratteriale del protagonista, esaminando il rapporto che aveva con la defunta moglie e con la figlia, alla quale non si era mai avvicinato finché era in vita, ma che poi, quando scoprirà della sua morte e che anche a lui resta poco da vivere, cercherà indizi per poter risalire all'assassino, ma di conseguenza scoprirà anche delle parti a lui nascoste della vita della figlia e delle sue passioni, che faranno riaffiorare vecchi ricordi oramai dimenticati del loro rapporto. Quasi come se questa voglia di far luce sull'assassino serva a lui come un modo per espiare le colpe che crede di avere nei confronti di una figlia che non è riuscito a proteggere essendo stato spesso troppo assente. Questa cosa va parecchio a perdersi nel secondo volume, dove invece sarà preponderante la parte investigativa. Questo è il volume che ho apprezzato di più sotto il punto di vista della narrazione, infatti c'è un ottimo ritmo, un'ottima regia, che riesce a mescolare insieme tutti gli elementi senza soffermarsi troppo in alcune parti, ma senza farne frettolosamente altre. Invece il terzo volume secondo me perde un po', perché queste cose che erano state il punto di forza nei volumi precedenti vanno un po' a perdersi, lasciando spazio ad un combattimento psicologico che occuperà quasi tutto il volume, dove il protagonista per la maggior parte del tempo non farà altro che assistere allo svolgimento del tutto. Questo poi culminerà con un finale che a me personalmente non ha convinto per niente, mi è sembrato parecchio campato per aria e forse anche un po' affrettato. Non voglio farvi spoiler, ma credo che chi lo ha letto abbia capito e suppongo anche che converrà con me. È proprio questo finale che non mi ha convinto, che non fa piazzare l'opera più in alto in classifica. Sinceramente mi dispiace non poco, dal momento che io ancora prima di acquistarla avevo delle aspettative enormi ed ero convinto che se avessi fatto questo video l'avrei messa prima a mani basse. Nonostante questo però rimane un'opera che dovete leggere, magari senza tutte le mie aspettative, perché rimane una storia che ha tutto. Ha degli ottimi personaggi, oltre al già citato protagonista c'è anche il poliziotto che lo aiuterà per tutto il caso, probabilmente il mio preferito, un poliziotto che aiuterà con tutte le sue forze il protagonista, come se riuscire a risolvere quel caso rappresenti per lui l'ultima possibilità che ha per riscattarsi dopo che altri 2 casi che aveva seguito erano caduti in prescrizione per mancanza di prove. Nel terzo volume darà sfoggio di tutte le sue abilità investigative, prendendo le redini dell'interrogatorio e tirando finalmente fuori le palle dopo essersi sottovalutato per tutto il manga per via di quei 2 fallimenti che non era mai riuscito a lasciarsi alle spalle. Altro personaggio importante è l'assassino, che non ho apprezzato particolarmente perché poteva venire sviscerato molto meglio. Arrivati alla fine della storia, infatti, non sarà ben chiaro il motivo per cui lui abbia compiuto il gesto e se effettivamente si sia pentito oppure no. Rimane comunque un personaggio dalla forte personalità che faticherà a piegarsi anche se messo fortemente sotto torchio nell'interrogatorio, dandoci persino l'illusione che poteva farla franca, ma poi lo incastrano tirando fuori l'ultima prova che, come vi ho già detto, secondo me non sta né in cielo né in terra. Di questo personaggio colpisce anche la realizzazione grafica, lo vediamo cambiare durante l'interrogatorio, da prima sicuro di sé, convinto che il reato sia oramai stato prescritto, fino agli sguardi sempre più terrorizzati man mano che gli vengono mostrate le prove che lo incriminano. E questo è frutto di un ottimo disegno, molto maturo e pulito, minuzioso nella stragrande maggioranza delle tavole, un disegno ottimo per questo tipo di opera.
Infatti punta molto più al realismo che alla dinamicità. Le onomatopee, infatti, le linee cinetiche saranno quasi assenti nelle tavole. L'autore, secondo me, riesce a dare il meglio nella realizzazione dei volti, che assumono molte espressioni diverse e riescono a comunicare molti stati d'animo differenti. Sarà minuziosa anche la realizzazione di alcuni oggetti o paesaggi importanti ai fini della trama, come ad esempio il lago oppure la Camaro che era appartenuta all'assassino. Ho parlato tanto, lo so. Comunque ci sono molti aspetti che non ho trattato. Non ho praticamente parlato per niente della trama in sé. Non ho voluto fare inutili riflessioni su quanto facesse schifo quella legge che regola la prescrizione dei casi in Giappone, anche se mi sembra che recentemente per i crimini maggiori sia stata abolita. Non ne ho parlato perché voglio che lo scopriate leggendo. Quest'opera magari non sarà il capolavoro inarrivabile che aspettavo, però sicuramente rimane una delle serie più valide uscite quest'anno. In quarta posizione ho inserito un manga uscito nei primi mesi del 2014, pubblicato da Ikari al prezzo di 18 euro e l'ultima fatica di Shintaro Kago, ossia uno scontro occidentale sulla strada per andare a scuola può portare un bacio. Questo è sicuramente il fumetto più particolare che ho deciso di inserire in questa classifica. L'autore, Shintaro Kago, è uno di quei mangaka che riescono a sovvertire i canoni del manga creando opere del tutto fuori dal comune. Il volume raccoglierà storie brevi di illustrazioni dell'autore, pubblicate negli anni in diverse riviste giapponesi, ed alcune invece che sono state pubblicate in altri stati, come Francia o Stati Uniti. Questo è un autore visionario che è riuscito a esportare il manga al di fuori dei confini del Giappone, definito da Osamaru Furuya come il Dalì giapponese. Per la sua capacità di costruire le tavole, psichedeliche e minuziose in ogni dettaglio, dice di ispirarsi a Otomo per la precisione e la cura che utilizza nel creare le sue illustrazioni, particolarmente nella realizzazione degli sfondi e nell'anatomia umana. Un autore che cerca sempre di migliorarsi ed andare sempre oltre, spinto dalla voglia di ricercare lo stile perfetto e creare sempre qualcosa di nuovo e migliore di opera in opera. Kago utilizza tutte le sue competenze ed abilità da illustratore per creare delle storie brevi molto particolari e sempre diverse tra loro. Con pochissime pagine, a volte solo una, riescono a far riflettere il lettore. Infatti, leggendo le sue storie sarà impossibile rimanere indifferenti. L'autore ci spinge a pensare ed a farci domande sulla società e sul senso della vita, mescolando perfettamente il macabro con il grottesco. La critica di Kago verso la società giapponese, sull'uomo in generale, spesso non sarà facilmente comprensibile da tutti, anche perché secondo me tante vignette sono talmente tanto astratte che sta a noi tentare di interpretarle cercando di cogliere quello che l'autore vuole trasmetterci. Questo è sicuramente un volume da acquistare, però è molto particolare, non mi sento di consigliarlo a tutti. Sicuramente chi ha già letto molti fumetti ed è stanco delle solite storie classiche adorerà questa raccolta. Al contrario, chi si è avvicinato ora al mondo dei fumetti rischia di rimanere spaesato di fronte ad un'opera così metanarrativa come questa. L'edizione a cura di Ikari vale tutti 18 euro che costa, ottima sia la carta che la rilegatura. All'incirca una trentina di pagine a colori su 200 all'incirca che compongono il volume. In grande formato per poter apprezzare al meglio le tavole, è molto curato anche sotto la parte editoriale ed ottima anche la cura dell'adattamento. Probabilmente persone anche più competenti di me nelle loro classifiche quest'opera la metteranno almeno sul podio, dal momento che questo è sicuramente il fumetto migliore uscito quest'anno per quanto riguarda l'impatto visivo e la potenza narrativa. Questo quindi è l'esempio perfetto per ricordarvi che questa classifica è prettamente personale e che rispecchia quelli che sono i miei gusti. Infatti a me le raccolte di storie brevi non sono mai particolarmente piaciute, in quanto a distanza di tempo, per quanto mi siano piaciute sul momento, non riescono a lasciarmi tanto quanto una storia più longeva, dove è più facile affezionarsi ai personaggi e alle ambientazioni. Per cui sappiate che quest'opera è al quarto posto solo perché durante quest'anno tre opere mi sono piaciute di più. E finalmente entriamo sul podio. Infatti al terzo posto troviamo l'unico manga pubblicato da Goen in tutta quanta questa classifica. È un manga di Osamaru Furuya uscito per il Lucca Comics e costa 7,50€ e è Suicide Club. Suicide Club è un manga del 2002 di Osamaru Furuya ispirato all'omonimo film. Questa è un'opera della quale è molto difficile parlare. In meno di 200 pagine l'autore ha creato una storia che riesce ad inquietare e spaventare noi che la stiamo leggendo, ma anche a farci affezionare di personaggi che, come la storia macabra e con un alone di paranormale impone, avranno una caratterizzazione molto particolare. Una storia che riesce a far fare domande al lettore sul senso della vita, il valore dell'amicizia, quanto sia importante per l'uomo avere un punto di riferimento nei momenti difficili, specialmente nel periodo dell'adolescenza. Tutto questo ovviamente fatto in stile Furuya. L'autore prende spunto dall'incipit e le prime scene del film per ricavarci sopra una storia diversa, che non va né a spoilerare il film né a
dargli un valore aggiunto per riscuotere l'interesse dei fan, bensì dargli un totale capovolgimento, creando un qualcosa di nuovo. Il mangaka è maestro nel reinterpretare a modo suo le grandi storie, basti guardare un'altra sua opera più recente, ossia Lo Squalificato, che è un bel manga. Nonostante il maestro fosse solo agli inizi della sua carriera, il disegno era già ad un livello molto alto, complice anche il fatto che nel 2008, in occasione di una riedizione dell'opera in Giappone, gli è stata data l'opportunità di mettere mano ad alcune tavole che non lo soddisfacevano. Il disegno riesce ad essere sempre molto dettagliato ed aiuta ad aumentare la nostra inquietudine grazie a tavole molto forti ed angoscianti. Ci sono ottimi spunti registici e parti che sfiorano quasi il metafumettismo, cosa che diventerà molto presente nelle opere successive dell'autore. Non vi ho parlato della storia perché qua ogni cosa è spoiler e non voglio farvene. Vi ho detto poco e niente di personaggi perché mi servirebbe molto tempo e una laurea in psicologia e non ho nessuna delle due. Perciò ciò che voglio è che voi la compriate per scoprirvi da soli quella che secondo me è stata una delle opere più belle del 2014. Abbiamo quasi finito, siamo alla posizione numero 2. Dovete sapere che fino a poco prima della realizzazione di questo video sono stato a pensare quale metto per prima, questa o quella che poi ho messo al numero 1. E alla fine ho deciso di mettere quest'opera al numero 2. Sto parlando di un'opera pubblicata da Planet Manga, sempre di Osamaru Furuya, ed è Lo Squalificato, che è un bel manga. Questa è già la seconda opera di Furuya e vi prometto che è l'ultima che inserisco in questa classifica, ma questo quindi vi può far capire quanto io in quest'anno abbia adorato questo autore. E secondo me in quest'opera c'è tutto quanto quello che di meglio sa fare Furuya, ossia prendere una storia e reinterpretarla per dare nuovi spunti e metterci sempre all'interno del suo e renderla una storia nuova e forse, ma a volte a tratti, più bella di quello originale. Io non so perché non ho letto il romanzo da cui è tratto Lo Squalificato. Non voglio parlarvi troppo di quest'opera, il suo punto di forza è sicuramente il protagonista, che non è in grado di provare sentimenti umani e cerca per tutto il volume, per tutta la storia, di arrivare alla felicità e poi però non riuscirà mai a trovarla in pieno, non riuscirà mai a sentirsi a suo agio in mezzo alle persone, non troverà mai una posizione nel mondo. È veramente una storia bellissima, il disegno di Furuya è migliorato sempre di più. Di questa storia ve ne ho già parlato anche abbastanza dettagliatamente in un altro video, ve lo lascio qua se siete interessati alla recensione, già non l'avete vista. Bello Lo Squalificato. Ed eccoci finalmente arrivati al numero 1, il manga più bello del 2014. Ovviamente è una classifica soggettiva. Per me questo è il più bel manga del 2014. Sto parlando di un manga pubblicato da J-Pop al prezzo di 7,50€, completo in 3 volumi, ed è Lady Snowblood. La protagonista Yuki fin dalla nascita è costretta a portare un enorme fardello tramandatogli dalla madre, che spinta da un forte desiderio di vendetta ha cercato a tutti i costi di avere una figlia, così che potesse compiere la sua vendetta. Oyuki, una bambina nata in un carcere, bella e candida come la neve, ed è proprio da questo che deriva il suo nome, che però sarà costretta a vivere la sua vita come uno shura, una demone guerriera alla quale la madre ha tramandato il suo odio, nata solo allo scopo di poter compiere la vendetta della madre. Fin da piccola verrà cresciuta solo a quello scopo, sottoponendosi a lunghi ed estenuanti allenamenti allo scopo di affinare le sue tecniche di assassino. Crescendo è diventata una killer a pagamento, letale e senza scrupolo, il quale unico scopo è uccidere quelle persone che avevano compiuto quel torto alla sua famiglia. Si muoverà per tutto il Giappone armata solo di una spada celata all'interno di un ombrello, utilizzerà tutte le sue virtù per perseguire i propri scopi. Viene spesso sottovalutata per il suo aspetto da giovane ragazza indifesa, però utilizzerà questo a suo vantaggio per poter cogliere di sorpresa gli uomini. Yuki infatti utilizzerà molto spesso la sua fisicità per uccidere il bersaglio. Per tutto il manga la darà via come se non fosse la sua, e questo aggiunto alle sue grandi doti nel travestimento, pittura, borseggio e nell'arte della spada, unito ad una scaltrezza e al fatto che non è vincolata da nessun principio morale, la renderà un'arma mortale infallibile, uno shura appunto. La figura di Yuki prende spunto da altre donne realmente esistite nell'era Meiji, che sono entrate a far parte del folklore giapponese uccidendo senza scrupolo gli uomini. Dalla sua figura il regista Quentin Tarantino ha preso un forte spunto per creare la protagonista di Kill Bill. Non a caso nel film viene anche utilizzata la musica del tema principale del film Lady Snowblood del 1973. Per rilacciarmi proprio a questo, quest'opera è così importante in Giappone che sono stati tratti più adattamenti cinematografici
grafici, proprio per la profondità dei temi e la violenza con la quale vengono trattati. Questo manga in Giappone è considerato ad oggi uno dei più importanti di sempre. Un fumetto violento che non ha paura di utilizzare scene forti per non scandalizzare il lettore. Questo, ragazzi, è un fumetto che non può lasciarvi indifferenti. Lady Snowblood riesce a prendere il lettore e catapultarlo nel Giappone di fine 1800, un popolo corrotto, blasfemo e soprattutto sessista. Qui emergono tutte le pratiche che i giapponesi compivano sulle donne a quei tempi. La donna veniva considerata come un oggetto alla mercé dell'uomo. Non mancheranno stupri o pratiche che ad oggi più che erotiche potremmo definire torture. E questo fa riflettere. Abbandonate le credenze che vi siete fatti leggendo shoujo o guardando anime. Queste cose in Giappone accadono ancora, ed a maggior ragione in un periodo difficile come quello narrato qua, per uno stato che era sempre stato radicato alle proprie tradizioni e che per la prima volta cerca di occidentalizzarsi. E anche questa parte nell'opera si sente, specialmente in alcuni capitoli. C'era una forte contrapposizione di idee in quel periodo tra i giapponesi. C'era chi voleva aprirsi all'Occidente e chi invece voleva puntare a conservare le proprie tradizioni. Non mancheranno nei dialoghi riferimenti al folklore o al buddismo, pratiche tipicamente giapponesi. Grazie alla narrazione a volte in terza persona, l'autore come voce narrante può anche permettersi di inserire giochi di parole, proverbi o addirittura haiku. Per questi motivi l'opera risulterà di difficile comprensione per noi occidentali, ma ci viene incontro la J-Pop, che realizza un'edizione splendida degna dell'opera, facendo un ottimo lavoro editoriale, inserendo molte note spesso anche molto approfondite, anche se però quelle a fine volume rallenteranno non di poco il ritmo della narrazione. Troveremo anche ambiti interessanti editoriali che ci aiuteranno a comprendere al meglio il fumetto e cenni della vita degli autori. Il prezzo di 7,50€ è giustificatissimo per un'edizione che conta circa 350 pagine. Uniche note un po' stonate dell'edizione sono la rilegatura fatta abbastanza male e qualche errore di ortografia, specialmente nell'ultimo volume. Si potrebbero dire molte altre cose su Lady Snowblood, ma non voglio soffermarmi a parlare del disegno, che è in pieno stile anni 70, ben curato, sporco e molto dinamico. Anche se a volte nei combattimenti certe tavole risultano incomprensibili. Inoltre non voglio farvi alcuno spoiler, anche perché sarebbe difficile farmene visto la struttura narrativa composta da capitoli autoconclusivi e spesso anche scollegati fra loro. Questa è un'opera che va letta ed apprezzata in ogni sua tavola, che deve darvi lo spunto per riflettere e documentarvi sui cenni storici presenti. Proprio per tutti questi motivi che vi ho spiegato, Lady Snowblood è il manga più bello che ho letto nel 2014. E finalmente la mia top 5 di questi fumetti del 2014 è finita. Questi sono stati veramente dei titoli bellissimi. Nonostante le posizioni, ragazzi, io ve li consiglio tutti, alla fine quelle sono relative. Se qualcuno ce l'avete letto, fatemi sapere qua sotto quello che ne avete pensato. Se qualcuno lo prenderete, fatemelo sapere, ditemi anche se il video vi è piaciuto e fatemelo sapere anche con i mi piace o con i non mi piace. Vi ricordo anche che sotto nell'info box ci sono i link per la mia pagina di Facebook e quella di Google Plus, magari seguitemi anche là. E c'è anche il link per iscrivervi al canale un po' ovunque, per cui se questo video vi è piaciuto iscrivetevi. Questo primo video del 2015 finisce qua, non mi resta che augurarvi buon anno dal momento che ancora non ve l'avevo detto, e noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.